questo breve tour in Grecia, siamo stati 10 giorni a lavorare anche con la compagnia del Teatro Municipale di Corfù, quindi quello che presentiamo a Grottaglie e poi in Puglia è proprio questa coproduzione, nel senso ci siamo trovati Grottaglie e Corfù a ragionare sulle nostre storie, le nostre storie, la nostra terra e in particolar modo la ceramica che in qualche modo ha sempre unito nei secoli, nei millenni, questi due popoli. Non a caso molti ceramisti di Grottaglie negli anni 30 e 40 sono andati a Corfù a impiantare delle fabbriche. Però questo percorso, che si concluderà il 31 luglio in Puglia, riprenderà successivamente in autunno una nuova vita, una nuova forma per concentrarsi ancora in maniera particolare proprio sul territorio esclusivamente di Grottaglie. Quindi la Bottega Dormiente in qualche modo continuerà non a rimanere dormiente, ma a risvegliarsi con continui sussulti e di questo ne daremo contezza anche ai mass media per ritrovarci nel quartiere delle ceramiche a vivere questa esperienza. L'appuntamento? L'appuntamento è per lunedì 29 luglio al Castello Episcopio di Grottaglie con il Teatro della Fede e il Tede, che è il Teatro Municipale di Corfù. Tante di immane, arriva finalmente a Grottaglie la Bottega Dormiente. Arriva e parte da Grottaglie la Bottega Dormiente. Hai detto bene, Lilli, una fatica di tipo non soltanto lavorativo e di ricerca da parte della compagnia del Teatro della Fede e in collaborazione con la compagnia di Corfù, ma un grande sforzo organizzativo per realizzare questo progetto che ha visto impegnata l'amministrazione in maniera fortemente, proprio in maniera intensa. Gli artisti, gli scrittori, con un grande risultato da parte anche della popolazione grottagliese e da parte delle altre città, nostre partner, in questa crescita, in questo grande progetto che ha visto la Grecia e la Puglia protagoniste e Grottaglie in particolare, con un'opera davvero spettacolare. Non è piaggeria, ma attraverso il confronto si è visto il grande impegno con cui si è speso Alfredo Traversa, i suoi attori, con un grande successo di pubblico e di critica. Thank you.